Il nuovo anno si apre con qualche polemica sulla mobilità cittadina. Non è mancata qualche frecciata al comune sulla questione megaparcheggio, in particolare sull'assenza di navette la domenica e sul Taperulan, che collega il parcheggio a Piazza Duomo, che non funziona ormai da tempo immemore, ma sul quale pure il sindaco Pierluigi Biondi nei giorni scorsi ha dato rassicurazioni, dicendo che spera a giorni di avere buone notizie. A far riflettere è stato ancora una volta un lungo sfogo sui social di Gabriele Curci, che è presidente della FIAB dell'Aquila, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Come struttura in sé diciamo, non ha particolari carenze. Il problema è che non è inserito in un quadro della mobilità cittadina coerente. Basti vedere che le azioni impostate anche dall'attuale amministrazione vedono la viabilità e la mobilità sostenibile come due cose separate, sono proprio due capitoli separati dell'indice del programma di mandato. Questo vuol dire che anche il piano urbano della mobilità sostenibile non è stato compreso e integrato nelle politiche cittadine, quindi il servizio pubblico, il trasporto non delegato soltanto al privato con la propria auto, quella che chiamiamo appunto mobilità sostenibile, è sempre sussidiaria, secondaria, un accessorio di quella che è la mobilità insostenibile implicitamente. E il termine risente di questo, perché è in concorrenza con tutto il resto, è in concorrenza con la sosta gratuita in tutti i luoghi del centro storico, piazze, piazzette, vie, viuzze, archi, luoghi storici, qualsiasi cosa, e in concorrenza anche con una mala sosta che ovviamente non può essere sanzionata più di tanto perché appunto non ha fondamentalmente delle reali alternative. Il problema secondo me va risolto appunto rivedendo quelli che sono gli obiettivi e l'impostazione generale della mobilità, quindi rendendola veramente tutta sostenibile. La gestione del megaparcheggio è spesso stata nell'occhio del ciclone, nonostante l'opera di restyling intrapresa negli ultimi anni. Il comune, dal canto suo, spiega che ci saranno interventi. L'assessore Paola Giuliani ha detto innanzitutto che a breve sarà attivato un servizio di vigilanza. Non si contano infatti gli atti di vandalismo ed episodi di risse in quell'area, mentre si cercano fondi, ha anche detto, per riattivare il Taperulan, che forse è l'unica cosa che può far decollare veramente la struttura. Il megaparcheggio non è mai decollato, seppur i numeri, soprattutto in estate con la presenza dei turisti, non sono stati fatto male. La Giuliani ha invitato i cittadini ad utilizzarlo, quel parcheggio, anche perché è gratis, e ad usare le navette. Accanto a questo si cercano nuovi stalli di sosta. Uno potrebbe essere, ha detto sempre l'assessore Giuliani, quello di via Sant'Andrea. C'è un'ipotesi di permuta.